come è nata l'idea di realizzare questo documentario e qual è il focus fondamentale della narrazione? Allora, l'idea ci è venuta, diciamo, a margine della visita della Commissione parlamentare sulle periferie a Genova. E in quell'occasione, a me, insieme agli altri tre coautori, che sono Ludovica Schiaroli, Fabio Palli e Simona Tarzia, ci è venuta l'idea di fare questo documentario, questo reportage, per porre nuovamente l'attenzione sulla situazione attuale della diga, che poi tutto sommato sono problemi, diciamo, e questioni annose che non hanno ancora trovato soluzione. Ecco, e come si sviluppa la narrazione? Attraverso racconti, testimonianze? Allora, la narrazione, no, non c'è una voce fuori campo, sono più testimonianze. Ci sono anche due interviste, diciamo, che hanno più un approccio tecnico, una è di Borzani, che in qualità di storico, e l'altra di Bobbio, in qualità di architetto, che ha seguito le questioni delle periferie. Però, diciamo, il corpo centrale, l'80% poi di quello che sono le voci, sono testimonianze di abitanti della diga. Alcuni sono semplici abitanti, altri sono anche persone che hanno sempre svolto un ruolo attivo all'interno dei comitati e che hanno, nel corso degli anni, si sono battuti per cercare di migliorare la situazione della diga. Ecco, chi fosse interessato a vedere questo documentario, come può fare, dove può trovarlo? Allora, abbiamo due punti vendita in centro storico, uno è la libreria L'Amico Ritrovato e un altro una boutique del centro storico che si chiama Pacottiglia. E poi siamo distribuiti a livello nazionale sulla piattaforma PDV, che è distribuzione dal basso, e lì avete la possibilità di scaricarlo in formato digitale.